ragazzi e bentornati sul canale. Vedremo oggi insieme a Margherita i passaggi per imparare la capovolta alla verticale. Allora, prerequisito fondamentale è sapere fare una capovolta all'indietro. Margherita ce la mostra subito. Bene, ti giri che ne facciamo un'altra. Quindi scendo con le gambe piegate o distese come preferite, appoggio le mani vicino alle orecchie e con la forza delle spalle mi rialzo e rotolo. Benissimo, fatto questo passaggio ci spostiamo sulla pedana. Allora vi mostriamo, qua abbiamo una pedana, ok, da volteggio, ci mettiamo sopra un tappeto in modo che sia un pochino più morbido. Da questa posizione, Marghe, come ci giriamo? Ok, come mettiamo le mani? Sì, scenderò con le... facciamolo rallentatore, mi siedo solo, mi siedo, quindi ho le mani vicino alle ginocchia, poi ora ti distendi, mi distendo, ok? Quindi ho le mani girate verso l'interno, ok? Adesso lo facciamo dai in piedi, con la forza dell'apertura delle spalle e la direzione dei piedi che va di là, farò la capovolta. Fatto bene, il petto sempre in chiusura e vado e papà. Ok, lo riproviamo un'altra volta. Qua potete decidere di arrivare a tavoletta, di andare alla verticale. Vai e su. Ok, molto bene. Torniamo sul nostro tappeto nero. Facciamo degli esercizi di tenuta del corpo. Quindi ci mettiamo a cucchiaino. E da questa posizione facciamo dei dondolini. Via, uno, rimango sempre aperta con la spalla. Due, tre, quattro e cinque. Molto bene. Il prossimo esercizio, sempre per mantenerle la tenuta del corpo, ma andare a lavorare sulla velocità di apertura delle spalle, ci mettiamo a cucchiaino e lancia veloce sulle spalle. Pam, e pam, e pam, e pam, e pam. Molto bene. Ci alziamo in piedi. Siamo pronti per fare la capovoltina alla verticale con le mani vicino alle orecchie, braccia piegate e stenderò le braccia alla verticale. Vai, piego e su. Bene, ci giriamo che ne facciamo un'altra. Perfetto. Ora, prossimo passaggio, ci siamo quasi, ne mancano due. Aggiungiamo un livello di difficoltà. Ora con le braccia distese, quello che abbiamo fatto a terra lo riportiamo alla capovolta. Non andremo alla verticale, ma arriveremo in tavoletta, quindi con le spalle che sono esattamente in spinta sopra i cuscini. Vediamolo con Margherita. Molto bene, rimango ben in spinta. Perfetto, quando ho finito il movimento posso girare le mani. Bene, che sono durante il movimento rivolte verso l'interno. Lo facciamo vedere un'altra volta. Vai, 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 vai. E molto bene. Ultimo passaggio, batti 10. Facciamo la capovolta alla verticale. Ci mettiamo qui. Braccia ben in alto. Vai. E petto chiuso, su, spingo. Bene. Facciamo l'ultima, la facciamo vedere ancora meglio senza divaricare quando vai su. Rimani bene a gambe unite. Su, spinta e vado su. Ok, grazie Margherita. Ragazzi, fateci sapere se questo video vi è stato utile e metteci tanti like, vero Marghe? Sì. Ciao. Ciao.